In rappresentanza della Regione, Angelo Vaccarezza, oggi per l'inaugurazione di questa bellissima passeggiata, un importante intervento a Ceriale. Sì, oltretutto la Regione non ci ha messo un euro, quindi sono anche più volentieri partecipe di questa iniziativa che entra del Comune. No, credo che vada a merito oggi all'amministrazione comunale, intanto per la tempistica, perché non è mica facile inaugurare una passeggiata quando stanno per arrivare i ponti del 25 aprile, del 1 maggio, arriverà la Pasqua. Quindi consegnano alla città una freccia in più all'arco dell'offerta turistica di Ceriale. E poi è il segno di un'amministrazione che ha continuato negli anni a essere attenta alla cura della città. Se noi vogliamo essere maggiormente appetibili, dobbiamo dare la possibilità ai turisti e ai residenti, perché noi parliamo sempre di turismo, ma ci dobbiamo ricordare che quando conquistiamo spazi, abbelliamo spazi, prima di tutto li mettiamo a disposizione dei nostri cittadini. Quindi una città accogliente è anche una città turistica. Credo che oggi sia l'ennesima dimostrazione che a Ceriale questo è al centro del pensiero degli amministratori, e credo che sia un'altra opera importante delle amministrazioni di Ennio, che insomma sta finendo come ha cominciato, dando a Ceriale, devo dire, un impulso che a questa città mancava.